Bella ragazzi, Pixwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online, come al solito nel nostro mega ufficio, perché oggi, per voi è ieri, per me è oggi, è uscita la nuova auto. E stiamo parlando della Progen P. No, Progen GP1, sì, Progen P1, vabbè, GP1. Quindi, senza perdere tempo, io direi di acquistarla immediatamente. Comunque sia, quest'auto è un remake della vecchia auto di San Andreas, che non ricordo il nome. Comunque sia, la tua GP1 sarà presto consegnata al tuo garage, quindi scendiamo giù. Ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente 60 like per altri video sulle modifiche dei veicoli. E inoltre, condividete il video come dei matti con i vostri amici. E qua sotto nei commenti scrivete hashtag perché c'è una LG così non modificata. Comunque sia ragazzi, non sapevo se riuscivo a portarvi questo video in tempo, però ragazzi ce la sto facendo perché dopo questo video io devo smontare tutta la stanza che vedete. Quindi sono veramente di frettissima, è il nuovo veicolo perché non arriva. Quindi raga, mi raccomando, lasciate un bel like e controllate se è andato solo per supporto raga, perché mi serve supporto morale proprio. Ok, eccola qui, Progen GP1. Eccola qui, raga. Mamma mia, è piccolissima. Cioè, è bassissima rispetto alle altre. Comunque sia, guardate. E vabbè, il retro non mi ispira. Vabbè, poi ci mettiamo un bel alettone. Dai, raga, mi ricordo sta macchina in San Andreas, comunque. Vediamo un attimino gli interni. Posso mettere la visuale? Ok, perfetto. Ma che banale. Che banale, cioè, raga. Boh, vabbè, abbastanza banale, eh. Vabbè, andiamo a modificare il veicolo. Vabbè, raga, Progen GP1. Comunque sia, spero di arricchire l'interno perché fa schifo. Cioè, allora, armature non ci interessano. Freni, li mettiamo. Paraurti, allora, vediamo un attimo che paraurti abbiamo. Ok, si copre, bello, sportivo. Tuner, LM, da competizione, da gara. GT, ne mettiamolo GT, ovviamente. Diffusore da dietro, boh raga, sottile con colore in carbonio, mettiamolo in carbonio, vabbè dai. Motore, regolazione motore al massimo, ce lo scondo tra l'altro. Coperture, ah ok, la parte retro. Vediamo un attimo che diavolo abbiamo, ah ok. Ma io direi di mettere con presa d'aria aggressiva, ci sta dai. Marmite, allora vediamo le marmite, speriamo. Addirittura però rimangono i buchi là sotto. E che? Posso mettere marmite ovunque praticamente. Addirittura. Vuoi vedere che adesso tipo posso metterle ovunque? No, eh. Peccato, raga, se comparivano anche le marmitte lì in quel punto e là sopra era bestiale. Vabbè, io metterei queste qui sinceramente, eh. Set per 4 in carbonio. Cos'è Gangel Cofano? Ah, ok, quelle piccole cosine là sopra. Mettiamole qui. Copricofani, copricofani. Ah ok, si copre lì il coso. Ma scusatemi, se io metto poi il coso qui, no? Cioè, il faro non esiste più. E boh raga, io direi di mettere superiori in carbonio. Cofani, vediamo un attimo che cofani abbiamo. Ce l'abbiamo un bel cofano in carbonio, un qualcosa, niente. Io direi di mettere questo, raga, GT. Claxon non abbiamo nulla di nuovo come al solito, quindi mettiamo San Andreas. No, costa 90.000 dollari, cavolo. Però raga, questa macchina viene da San Andreas, quindi noi spendiamo 90.000 dollari. Luci, fari, alloxeno, kit neon, schema neon. Mettiamolo in tutti i lati, poi scegliamo il colore. Ok, specchietti. Ah, addirittura modifichiamo gli specchietti. Direi di mettere questi qui in carbonio e colore 2. Coperture posteriori, allora, personalizzata, ok. Ah, ok, la presa d'aria sul retro. Guardate che si vedeva proprio lo scarico così. Io direi di mettere questa qui con presa d'aria larga, così almeno è in abbinata con la parte, quella lì che abbiamo messo superiore. Allora, la verniciatura, ah, abbiamo il rivestimento. Vabbè, l'interna nulla, proprio non si fa niente per l'interna, va bene. Che colore possiamo fare quest'auto? Un po' di dubbi ce l'ho sinceramente. Allora, raga, leviamo un attimo ste ruote perché ste ruote non si possono vedere e mi fa schifo con tutte le pitture, quindi cambiamo assolutamente cerchione. Guardate, l'auto ha preso 10 anni di vita. Andiamo sulle verniciature di nuovo e scegliamo la nostra verniciatura. Oh, guardate, già è tutta un'altra storia. Ma sapete che vi dico? Come ogni Progen che io ho, gli metto giallo.
Racing. Tutte le progeny ho giallo Racing, raga. Come per l'ascente direi di mettere l'oro. Colore secondario, vediamo un attimo qual è il colore secondario. Dov'è il colore secondario, scusa? Ah, solo là negli specchietti. Ah, vabbè, anche nelle grade di davanti, vabbè. Boh, non lo so, ma anche bianco ghiaccio sapete che non mi dispiace. Mettiamo argento blu astro. Colore rivestimento, allora l'interno come lo posso fare? Se io lo faccio giallo, non mi dispiace, raga, non mi dispiace, io lo metto il giallo. Minigonna, allora vediamo, ce l'ho la minigonna. Sì, minigonna personalizzata assolutamente. Spoiler. Speriamo, speriamo che ci sia un bel spoilerone gigante come era su San Andreas. E tipo su San Andreas c'era questa alettone qui, l'alettone GT se non sbaglio. Io vado a mettere l'alettone GT, raga, anche l'LM non mi dispiace, ma l'alettone GP. Trasmissioni, mettiamole. Turbo, mettiamolo. Ruote, già fatto, dobbiamo solo mettere il colore e ovviamente lo mettiamo nero. Pneumatici, design pneumatici, le scritte sì, modifiche pneumatici. Il fumo giallo, ovviamente. Finestrini, mettiamo molto oscurati. E perfetto, cioè raga, abbiamo finito. Ah, non è vero, non abbiamo finito. Mancano le luci là dei neon, che ovviamente saranno, indovinate un po', giallo. Perfetto, raga, esci dal piano terra, perfetto. Bella bestia, bella bestia. Vediamo un attimo il suono che fa. Allora, scendiamo una... bella l'apertura della porta. Allora, scendiamo, saliamo. Ascoltiamo. Dai, vediamo se quest'auto vale quei 2 milioni di dollari scarsi. Vediamo un attimo come va. Dai, raga, sapete che non mi sembra male. Cioè, va parecchio, eh. Eh sì, raga, va. È come se va parecchio. Va veramente tantissimo. La sterzata non è male. La frenata... neanche quello è male. Vabbè, raga, io direi che è il momento di tornare nel nostro garage. Perché c'è uno... ah, raga, l'avete visto? C'è uno, raga, lo vedete lì? Ma che cazzo è Hitman? Che cazzo ci fa un tizio lì? Ah, tra l'altro non posso neanche sparargli. Va bene. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre mi raccomando, superiamo assolutamente 60 like per altri video delle modifiche delle auto. E qua sotto nei commenti fatemi sapere se avete acquistato quest'auto. E inoltre mi raccomando, condividete il video come temati con i vostri amici. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook, da proprio Instagram, metto il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video, qua si vuole tutto. Bella raga!